Passerà la storia alla commissaria della concorrenza Margrethe Vestager per aver sferzato uno dei colpi più potenti contro gli sgravi fiscali alle multinazionali. Dall'antitrust europeo arriva la richiesta al governo di Dublino di richiedere ben 13 miliardi di euro ad Apple per il recupero di tasse non versate. Consideriamo questi 13 miliardi di euro come tasse non pagate grazie ad accordi fiscali specifici che hanno permesso ad Apple di raccogliere i propri profitti attraverso due società non tassabili della legge irlandese. Si tratta di un beneficio altamente selettivo per una società e non in linea con le norme comunitarie. A fronte di una tassazione media applicata da Dublino alle aziende del 12%, Apple ha goduto dal 2003 al 2014 di una tassazione a deduzione progressiva che dall'1% è arrivata fino allo 0,05%. Gli accordi che risalgono al 91 si basano sulla creazione da parte di Apple di due società fittizie basate in Irlanda, alle quali sono stati trasferiti tutti i profitti delle vendite europee. La retroattività implicherebbe un cambiamento delle regole, spiega Margrethe Vestager. Nessuna regola però è stata cambiata fino ad oggi. Stiamo parlando di tasse non pagate ed è una questione completamente diversa. Credo sia importante fare il nostro lavoro e anche essere sicuri di garantire concorrenza equa in Europa, dove le società non godano di benefici specifici. Da Cupertino Apple fa sapere di essere pronta a fare appello contro la decisione europea e minaccia ripercussioni negative su investimenti e sviluppo in Europa.